La prima notizia, il sindaco Rinaldo Merucci e il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 Massimo Ferrarese finalmente si presentano insieme a parlare con i giornalisti. La seconda, restauro e demolizione parziale per lo Jacobone per 28 milioni di euro. La terza, ci sono le altre infrastrutture, ma andiamo con ordine. Il commissario deve chiudere da qui a pochi giorni nei confronti del governo, come da suo mandato, un master plan revisionato, aggiornato. Intanto stiamo lavorando sulla provvista per Taranto originaria che era di 87 milioni, non viene modificata, stiamo ragionando con la sua struttura di come eventualmente rimodulare al meglio gli impianti in accordo alle esigenze che le discipline sportive dell'elenco che stiamo formulando insieme richiedono. Sulla questione stadio, in qualche maniera l'equilibrio che abbiamo trovato, dati i tempi ristretti e un budget previsionale adesso di 28 milioni, come sapete non c'è più un progetto di finanza sul tavolo, è quello di un restyling molto radicale, molto profondo. Uno stadio che non sarà una ristrutturazione, non sarà una semplice riqualificazione, è uno stadio nuovo sulla sagoma del vecchio, uno stadio nel quale investiremo 28 milioni, quindi non più 18 milioni, 28 milioni, e vuol dire demolire soltanto una parte dello stadio, una parte importante dello stadio, che è quella dell'anello inferiore, e poi realizzare uno stadio nuovo con tutta l'anello inferiore nuovo, con la cover, con la copertura, quindi è uno stadio nuovo, insomma, sull'ingombro del vecchio. E Ferrarese parla anche degli altri progetti, iniziamo con la piscina. La piscina è andata di gran lunga oltre quelle che erano le previsioni, però stiamo vedendo come, quindi aspettiamo le risposte nelle prossime ore, ormai nei prossimi minuti, da parte di chi aveva realizzato il progetto per cercare di rientrare al massimo. Comunque vogliamo realizzare una grande piscina, un'opera importante che insieme allo stadio, insieme al centro nautico saranno le tre opere più importanti dei giochi del mondo. A Taranto non soltanto non è stato chiaramente toccato un euro, ma abbiamo le opere, come giusto che sia, nella capitale dei giochi del Mediterraneo, le opere più importanti. Per ora i soldi disponibili per Taranto parlano di una cifra intorno agli 87 milioni di euro. Bisognerà chiedere ancora fondi sia al governo regionale che a quello nazionale. L'idea è che finalmente ci sia la strada giusta per andare avanti velocemente. I lavori per lo stadio, si è detto, inizieranno nella prossima estate, ma intanto questo incontro e queste decisioni magari le avremmo potute avere qualche mese fa.